Buonasera a tutti, eccoci per la nostra consueta diretta su Bridges of Light e sono molto contenta di essere con voi stasera e volevo cominciare a parlarvi di un argomento che mi hanno chiesto di trattare e che a me è piaciuto moltissimo, che è quello di... Buonasera Giuseppina Mura, che è quello di avere qualche consiglio relativamente alle cose da fare che possono essere fatte giornalmente, in modo anche molto pratico, per tenere alte le frequenze, le nostre vibrazioni durante questo periodo che pare essere per molti e comunque è per molti anche abbastanza impegnativo. E quindi ciao intanto a tutti quelli che stanno partecipando e vi ricordo che la mia presenza qui su Bridges of Light, che è un momento che amo molto condividere con tutti, avviene 2 volte al mese. E, buonasera a tutti, buonasera a Katia San, Elisabetta Aprile, Cristina, Chris, Luisa Bresci, Michela Zanetti. Ciao, buonasera. E 2 settimane fa non c'ero perché stavo tenendo un corso molto impegnativo di Theta Healing che durava 15 giorni, in cui abbiamo lavorato sull'anatomia del corpo. Quindi ogni giorno facevamo 8 ore di Theta con delle letture intuitive su tutti gli organi del corpo e i rimedi che potevano essere dati per il corpo e tutti quei programmi inconsci, tutti quei blocchi e quei traumi che potevano essere incapsulati all'interno di un organo per poi andare a liberarlo e a prenderci cura del nostro corpo in un modo egregio e anche della nostra essenza. Allora, quindi però io ci sono, quindi ci sarò il 4 di nuovo, probabilmente il 4. Se va tutto bene, faremo un altro duetto con la dottoressa Gloria Rossi, che è psicanalista e psicoterapeuta. Buongiorno Nives. E poi avrò tante altre sorprese, tanti altri ospiti che voglio presentarvi, che sono persone veramente molto interessanti e che hanno dei messaggi molto belli, che hanno realizzato nella loro vita. Ciao Clotilde, ciao Mary, ciao Nives, ciao Silvia, Lorena, ciao Adriana, ciao Salvatrice, buonasera. Michela Zanetti, il tuo libro è bellissimo, grazie mille. Sono molto contenta perché ci sarà a febbraio, proprio i giorni di San Valentino, sarò in Puglia e farò un tour in Puglia per presentare il mio libro. E magari faremo anche qualche costellazione familiare, mi piacerebbe moltissimo poterlo fare, vediamo chi mi ospita e vediamo la disponibilità e anche la disponibilità delle persone che parteciperanno a questi eventi. Ciao Luna, ciao Marilena, ciao Oriana, bello vederti qua. Laura Maccagnini, Sonia, ciao Sonia, sono molto contenta. Pierluigi, buonasera. Tiziana, ciao. Manuela, ciao. Grazie Katia, sempre molto gentile. Katia Voltolini. Ti posso chiedere una cosa? Cosa ne dici dell'energia tachionica? Ne hai sentito parlare? Non sono molto, non sono molto addentro a questi argomenti, quindi non mi sento di dare risposte quando non sono preparata, non sono competente in un certo tipo di argomenti. Quindi ti consiglio di aggiornarti e comunque il mio consiglio è quello proprio di provare le cose su di sé. Nel senso, se funzionano e se hanno un buon effetto nella nostra vita, nel nostro corpo e vediamo che le cose migliorano, allora andiamo avanti. Mi spiace non poterti dare altre informazioni, ma comunque ne ho sentito parlare molto bene. Ecco, questo te lo posso dire. Ciao la Sara, ciao Rosalba, Giuseppina, Grazia, Ivana, scusa. Ciao Grazia, Ornella. Ambra, ciao Ambra, Valeria, grazie Cattà. Dove in Puglia? Allora, sarò a Martina Franca, Santeramo in Colle, forse Lecce, e poi ho un altro appuntamento, qualcosa con delle fonti, ma siccome non conosco bene la Puglia, non mi ricordo il nome del paese. Ciao Adele, tanti baci. E
Leonarda, ciao. Alba, ciao. Mirella Greco, ciao. Oh, siamo tanti, Patrizia. Annalisa Goldoni, ciao. Allora, io direi di cominciare, dopo tutti i saluti, i caldi saluti di questa sera, direi di cominciare l'argomento. Allora, per chi si è unito adesso, volevo dirvi che stasera tratto un argomento molto pratico, che sarebbe quello di che cosa fare per mantenere le energie alte. Molte persone mi dicono che, e comunque accade molto spesso, che ci sono degli scossoni abbastanza forti nell'energia quotidiana, dovuti proprio anche ad interventi magari esterni che noi magari non ci aspettiamo e che ci mettono un po' a dura prova. Ok, allora come fare a mantenere sempre l'energia alta e a mantenere questa famosa centratura di cui molto spesso parliamo e che poi, ahimè, magari altrettanto spesso perdiamo? Allora, io innanzitutto consiglio a tutti di non colpevolizzarci troppo se ci capita magari in qualche momento di non essere al top della forma, ma invece di, perché ovviamente colpevolizzarci fa sì che entriamo in un giro di energia che va sempre più giù, ma cercare di adottare subito dei piccoli accorgimenti, dei piccoli comportamenti che fanno sì che la nostra giornata possa invece volgere al meglio. E quindi invece di farci portare in un vortice negativo e quindi finire la giornata piangendo o comunque sentendoci delle vittime, cominciare a prendere in mano la nostra giornata e a decidere che noi siamo i creatori e noi siamo i veri artefici della nostra felicità. E questa è una decisione molto forte che noi possiamo veramente prendere in qualsiasi momento. Anzi, potrei dirvi che il Creatore, ci dà la vita tutti i giorni e ci offre la possibilità veramente di cambiarla in un secondo ogni giorno. Ogni giorno che noi ci svegliamo, ogni giorno che apriamo gli occhi, abbiamo veramente la possibilità di poter rendere grazie per questa giornata invece che sentirci gravati o sentirci che siamo su questa terra per sbaglio o che siamo in esilio o che non c'è niente per noi. Ecco, questi sono programmi, come io molto spesso dico, sono programmi mentali dati da condizionamenti che possono venire dalla famiglia, da esperienze negative che viviamo anche giorno dopo giorno, ma questo non è necessario che ci definisca. Non è quello che noi possiamo decidere di vivere ogni giorno perché ci è stato proprio detto, anche da maestri spirituali, che noi possiamo cambiare in un secondo e in un secondo diventare altre persone. Però molto spesso ci viene sempre detta questa cosa, ma noi molto spesso diciamo sì, va bene, io ci credo, però non riesco a farlo. Come mai? Che cosa? Come fa una persona? Eppure sentiamo che magari a qualcuno capita, no? Allora diciamo, ma come fa una persona a cambiare veramente? Come mai qualcuno cambia e io invece faccio fatica? Qual è il segreto? Allora, non è che ci sono tanti segreti. Io vi esporrò quello che io ho visto, ho studiato, quello che ho visto che funziona per me, quello che sperimento giornalmente, che metto a punto giornalmente, diciamo che affino, di modo da riuscire ad essere sempre più efficace nella mia vita. Per quanto riguarda l'innalzamento della mia felicità e quindi, come diciamo, come operatrice di luce, anche aiutare le altre persone a raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo che meritiamo tutti, è un obiettivo che possiamo raggiungere tutti e che il Creatore desidera che noi raggiungiamo, perché il Creatore desidera che noi siamo felici, non ha nessun interesse a far sì che noi siamo tristi nella vita o siamo vittime, non c'entra il Creatore con quello che accade a noi. C'entra quello che noi riusciamo a portare nella nostra vita tutti i giorni. Quindi io ho scritto anche alcune cose da non fare, secondo me, e alcune cose invece da fare. Allora, innanzitutto cominciamo con la mattina. Dunque, quando noi ci alziamo la mattina, siamo consci di come ci alziamo e dei pensieri che sgorgano dalla nostra mente immediatamente quando noi apriamo gli occhi? Cioè, vale a dire, noi ci rendiamo conto se la mattina quando apriamo gli occhi cominciamo a dire: oh mamma, devo fare questo, devo fare quest'altro,
oddio, non ho tempo e adesso devo chiamare la mamma, devo aiutare mio figlio, devo fare questo, sono già in ritardo, eccetera, eccetera. Facciamo questo genere di ragionamenti, oppure riusciamo a dormire talmente bene da poter svegliarci la mattina e poter dire, aprire gli occhi, guardare fuori dalla finestra, se abbiamo la possibilità, la fortuna di poter vedere un cielo fuori dalla finestra o degli alberi o delle piante. Ci svegliamo con gioia, ci svegliamo con gratitudine nel cuore e il primo pensiero che noi facciamo è ciao creatore, oppure grazie creatore, oppure ciao albero che sei davanti alla mia finestra, oppure ciao mondo. Questo è molto importante, veramente molto molto importante perché dà un imprinting positivo alla nostra giornata. È una cosa che sembrerebbe banale, ma vi assicuro che se riuscite a svegliarvi tutte le mattine e riuscite a dire grazie quando vi svegliate, la vostra giornata cambia. E se riusciamo a cambiare i nostri pensieri, cambiano le nostre programmazioni, cambia l'andamento della giornata, cambia come gli altri rispondono a noi e cambia indubbiamente il nostro destino, cambia il nostro futuro. Ok, allora, quindi questo è il primo, diciamo, pensiero che possiamo fare la mattina. Se riusciamo eventualmente a puntare la sveglia un pochino prima di quello che è l'ultimo minuto in cui poi dobbiamo correre a lavarci, fare la doccia, prepararci, vestirci, eccetera, e possiamo darci qualche minuto di meditazione, sarebbe veramente veramente meraviglioso, sarebbe veramente un toccasana. Allora, chi sa meditare è già molto avvantaggiato, nel senso che potrebbe comunque anche seguire una routine quotidiana. Chi invece non sa meditare, non ha la più pallida idea di che cosa significhi meditare o come si faccia a meditare, badate bene che su internet ci sono tantissime e anche molto belle meditazioni quotidiane da seguire. Io per esempio ho una meditazione sul mal di testa, cioè su come far passare il mal di testa, che è una meditazione molto bella, almeno quanto mi dicono che funziona parecchio, e ne metterò anche altre in circolazione. Quindi ci sono tante, ma non ci sono solo io ovviamente, potete trovarle anche meditazioni proprio con suoni bineurali, con suoni che armonizzano gli emisferi destro con l'emisfero sinistro, di modo che noi riusciamo immediatamente a armonizzare il nostro essere, la nostra parte più profonda, di modo da poter cominciare la giornata in modo calmo, in modo armonico. Quindi, se riusciamo a fare anche solo 10-15 minuti di meditazione profonda, anche lì riusciamo a programmare la giornata in un modo diverso e riusciamo a nutrirci di quell'energia universale, che va poi a energizzare tutte le nostre cellule e va a, nutrire i nostri corpi sottili, i nostri sistemi e anche la nostra mente e a dare un diverso imprinting, un diverso input proprio ai nostri pensieri. Questo sarebbe bellissimo, questo sarebbe già un modo di iniziare la giornata con un sorriso, invece di iniziare la giornata preoccupati e magari con la fronte già corrucciata. Questo sarebbe molto bello e ci aiuta tantissimo. Quindi io generalmente faccio questo. Se proprio proprio non volete meditare o non sapete come fare o dite ma io faccio fatica, allora vi suggerisco magari di fare qualcos'altro, cioè di ritagliarvi un momento di silenzio. Il momento di silenzio in cui potete magari ascoltare una musica piacevole, rilassante, oppure se vivete in campagna, ascoltare solo ed esclusivamente il fruscio del vento o gli uccellini. O comunque anche il non rumore è già un passo molto grande, anche quello che crea
letteralmente uno spazio dentro di noi. Creare spazio è uno degli atti più fondamentali che noi possiamo fare nella nostra vita, perché noi purtroppo siamo stimolati dal mondo esterno e siamo stimolati da questa società e anche dagli input che le persone hanno nella nostra vita. Siamo abituati a continuare a far lavorare il nostro mentale e siamo bersagliati da problemi, da questioni che ci vengono poste con la richiesta di trovami una soluzione, aiutami a realizzare questo. C'è un problema, ogni giorno c'è un problema in ufficio, ogni giorno c'è un problema in famiglia e noi siamo costantemente bersagliati da tutta questa serie di responsabilizzazioni che magari non sono neanche nostre, ma comunque poi ne parleremo di questo argomento, che co continuano a farci lavorare in modalità di allerta. Lavorando in modalità di allerta, la nostra mente non si riposa mai e noi arriviamo veramente a fine giornata che siamo esauriti, che siamo esausti. Immaginate di farlo 9 mesi all'anno, oppure facciamo anche 11 mesi all'anno, se uno può prendere le vacanze soltanto ad agosto. Immaginatevi come il nostro sistema si può ridurre, che effetti negativi, nefasti ha sul nostro sistema biologico. Sul nostro sistema mentale e su come noi alla fine, dopo diciamo ore, mesi, giorni, settimane, anni che siamo sottoposti a questo stress continuo, immaginate come cominciamo a reagire con gli altri, con il nostro mondo esterno, come arrivano poi i momenti di nervosismo, i momenti in cui noi non vogliamo vedere più nessuno, siamo esauriti, siamo esausti, tutto ci dà fastidio e tutto va a rotoli. Allora, per fermare questo andamento, diciamo, possiamo semplicemente creare spazio, creare silenzio. Se voi guardate tutti i grandi maestri spirituali, che sono comunque indaffaratissimi, non è che poltriscono, ok? Sono indaffaratissimi, loro ci insegnano come noi purtroppo abbiamo scambiato il concetto di ozio con il concetto di essere. Loro sono in grado di essere senza fare. Cioè, che cosa significa essere senza fare? Significa che io mi centro in me stessa, respiro. Vi ricordate che vi avevo insegnato la respirazione contata, no? Quella 6, conto fino a 6 quando inspiro, trattengo il fiato e conto 6 e espiro e conto 6. Andare avanti un pochino così, fa andare la mente in onde teta. L'onda teta è un'onda, sappiamo, di meditazione profonda, di rigenerazione e di grandissima creatività. È l'onda che ci collega con il nostro subconscio, con le nostre capacità creative e con l'energia dell'universo. Vi avevo già detto in un'altra diretta che la frequenza, i megahertz dell'onda teta che emettiamo quando il nostro cervello emette onde teta, si sintonizza, diciamo, con l'onda teta. È esattamente l'onda di Schumann, e cioè il battito della Terra che la Terra ha, perché la Terra ha un battito. Andate ad informarmi sull'onda di Schumann, è un concetto meraviglioso. E quindi questo sta a significare che il nostro sistema, quando è rilassato, quando è in pace, quando ha un'attitudine meditativa, anche se non medita effettivamente, ma è semplicemente in uno stato di non fare, ma in uno stato di essere, quindi ricettivo al proprio sé, è collegato al battito del cuore della terra. Quindi immaginatevi che sensazione di unità, che sensazione di essere noi abbiamo quando siamo in onda teta, quando siamo collegati all'energia universale e al battito della terra. Questo concetto, tutte le volte che lo dico io mi commuovo perché è un concetto molto poetico, è un concetto molto, molto profondo questo, perché significa che noi siamo veramente creati ad immagine e somiglianza di un'energia superiore, di un'energia che ha creato il tutto e anche la scienza moderna lo sta dimostrando. E quello che dicevano i mistici adesso è dimostrato anche dalla scienza, quindi è una cosa meravigliosa. Adesso
Allora, Francesca Lapidari dice da ieri sera che sto male per l'ansia. Benissimo. Allora, provate solo ed esclusivamente semplicemente a respirare. Badate bene che molto spesso noi pensiamo che queste siano cose banalissime, che non ci daranno nessun tipo di giovamento, ma non è così. Questo è la mente che lotta per mantenere un'ansia a cui noi siamo, ahimè, abituati e noi pensiamo che affrontare le cose con questa allerta, con questo stato di allerta, sia molto più produttivo che affrontare le cose in uno stato di calma. E in realtà questo è un messaggio un po' malato che ci viene trasmesso in questa era del consumismo, in questa era occidentale, in cui siamo tutti collegati alla mente e prendiamo delle grandi cantonate, perché voi sapete che quando noi prendiamo delle decisioni dettate dall'ansia e dettate dalla paura, molto spesso sbagliamo strada. Quando invece noi riusciamo a calmarci interiormente e a fare anche solo 5 minuti, magari poi lo faremo in questa diretta, respireremo insieme se avete voglia, manderemo amore alla terra, ci collegheremo con la terra e sentiremo il battito della terra, se avete voglia di farlo lo facciamo insieme. E chiedete in questo stato, alterato di, noi chiamiamo alterato di coscienza, ma perché non siamo abituati a stare in questo stato, ma originariamente tutta la natura era in questo stato, sarebbe in questo stato. Probabilmente gli animali sono sempre in stato teta, le piante emettono stato teta. Io non lo so, sarebbe veramente da guardare, da osservare attentamente, ma se noi fossimo in questo stato sempre, vi assicuro che sparirebbero le guerre, non ci sarebbero conflitti, le persone saprebbero, avrebbero diretto collegamento al proprio intuito, al proprio sé più profondo, e non avrebbero bisogno gli uni degli altri per capire che cosa fare nella vita. E questo è un passo molto importante. Allora, Maria Basile, per battito della terra, che cosa si intende esattamente? Allora, ve lo dico molto, molto velocemente, molto brevemente. Allora, la terra ha un movimento, ovviamente, noi sappiamo tutti che la terra gira. E inoltre anche un battito che è dato dalle scariche dei fulmini che si creano nell'esosfera, mi sembra, scusatemi se erro perché non mi ricordo esattamente i termini, comunque si creano dei fulmini che battono la terra e la terra reagisce e crea un'onda d'urto che è un'onda di frequenza, che è detta una frequenza. Questa frequenza è stata misurata e questa frequenza, i megahertz di questa frequenza, quindi di queste scariche, diciamo, elettriche che la Terra fa e crea un movimento che viene chiamato battito perché è regolare, è sempre stato 7,83, che è il megahertz che è stato visto essere quello dell'onda teta che emettiamo quando siamo in meditazione, quando il cervello abbassa le frequenze, va in profonda meditazione, entra in teta e l'onda megahertz del teta va da 4 a 7-8 megahertz al secondo. E quindi siamo assolutamente collegati alla Terra. Questo per spiegare che cos'è l'onda di Schumann, che potete guardare anche su internet, potete documentarvi e vedere, ciao Esther, e vedere che cosa significa. Allora, perché ho paura spesso che la casa crolli fin da piccina? Poi guardiamo, magari io me lo segno. Dunque, chi sei? Dunque, Caterina Pian mi chiede perché ho paura che la casa crolli. Ok? Poi lo guardiamo, eh? Allora, quindi diciamo, se noi riusciamo a cominciare la giornata così e cominciamo magari anche a imparare questa piccola respirazione e farla anche nei momenti in cui ci sentiamo un po' in difficoltà durante la giornata, riusciamo ad accedere ad un livello di coscienza in cui tutte le risposte sono presenti. E non solo tutte le risposte, ma se noi in questo stato di coscienza chiediamo al nostro sé superiore, chiamatelo come volete, al creatore di tutto ciò, che è di farci vedere la questione che ci sta opprimendo o di cui noi abbiamo paura
o che è difficile per noi da affrontare, la chiediamo che ci sia fatta vedere esattamente per come è, cioè la verità di quella questione, quando siamo in onda teta, vi assicuro che vi arrivano delle informazioni e vi arrivano anche delle soluzioni o dei modi di guardare la cosa che sono completamente inaspettati, perché noi stiamo andando ad accedere in un bacino che normalmente ci è sconosciuto, perché noi normalmente analizziamo le situazioni attraverso il nostro mentale, il nostro potere di discrimine delle questioni. E allora che cosa succede? Che il nostro cervello lavora in modalità beta. Questo ve lo sto dicendo in termini un po' più tecnici, perché così abbiamo anche dei dati molto concreti su cui lavorare. L'onda beta è un'onda che lavora molto più velocemente, cioè arriva a 28, va da 14 a 28 MHz al secondo, quindi è un'onda molto più stretta, molto più veloce. Infatti, quando noi lavoriamo con il mentale, siamo molto più agitati, siamo molto più attivi, diciamo, siamo molto più attenti. Quando invece entriamo in uno stato di coscienza più rallentato, diciamo che la mente si placa, si quieta. Difatti, uno dei più grandi raggiungimenti della meditazione è proprio lo stato di non mente, cioè quando noi riusciamo ad acquietare la mente e immediatamente, chi ha provato queste cose lo sa, immediatamente c'è come uno spazio interno che si allarga e in questo spazio interno possono accadere veramente i miracoli. Noi possiamo vedere cose che tendenzialmente non vediamo, possiamo guardare alla realtà delle cose in un modo completamente diverso e possiamo scorgere la saggezza e l'amore di tutto ciò che ci accade perché siamo collegati ad un piano più ampio. Siamo collegati ad un piano divino che ci fa capire il perché certi atteggiamenti o comunque certi avvenimenti si manifestano nella nostra vita. E possiamo anche esplorare ancora di più, possiamo andare a vedere perché noi attraiamo qualche situazione e qual è il nostro apporto all'interno della situazione. Cioè, e noi qui passiamo da essere vittime di quello che ci accade all'esterno, a veramente renderci conto di ciò che stiamo mettendo noi in atto e possibilmente fare i cambiamenti necessari affinché non ripetiamo più un'esperienza dolorosa. E questo è un'altra modalità, diciamo, ho fatto una specie di decalogo che poi è un po' di più di un decalogo, è un'altra cosa che noi possiamo fare durante la giornata per tenere alta la frequenza. Cioè, mi spiego, se io ho una situazione conflittuale, ho una situazione difficile davanti agli occhi e la subisco, o comunque penso che questa cosa non so come concluderla, non so come sviscerarla, non so da che parte girarmi, vado ovviamente nel mentale, mi agito e sono completamente fuori centro, diciamo. Se invece io riesco a fare questo movimento che vi ho descritto prima e riesco ad andare all'interno di me e andare a capire come mai mi stanno succedendo queste cose con molta calma, riesco anche a fare un lavoro su di me. È questo il lavoro, cioè il senso del lavoro su noi stessi che noi facciamo giornalmente, che noi facciamo che ci aiuta a cambiare la qualità della nostra vita. Cioè, se io riesco a capire nel momento in cui, e questo è veramente un grande dono, un grande miracolo, se riesco nel momento in cui io non sto bene, riesco a fermarmi e invece di reagire o subire la situazione, entrare dentro di me ed andare a fare la giusta domanda, a calmarmi e dire: ma creatore, che cosa sta succedendo? Perché mi si sta riproponendo questa dinamica? Che cosa sto mettendo in atto? Che cosa sto cercando di imparare? E che cosa mi sta insegnando questa situazione? Se noi riusciamo a fare questo movimento, riusciamo assolutamente a cambiare completamente la nostra frequenza. E badate bene che quando io riesco a fare questo movimento, ritorno immediatamente calma.
Il mio cuore si espande invece che contrarsi, e riesco a fidarmi della saggezza di tutto quello che sta accadendo. E questo è un grandissimo passo avanti. Questo mi permette di tenere le frequenze altissime. Questo mi permette di non scivolare nella malinconia, di non scivolare nella rabbia, di non scivolare nel dolore, ma mi permette di rimanere sempre ancorata a quella saggezza del mio cuore che mi sta insegnando attraverso lo specchio che ho davanti. E a quel punto io riesco immediatamente a rialzare la mia energia e a dire, beh, se questa cosa mi sta accadendo, probabilmente mi sta insegnando delle cose. Allora, che cosa mi sta insegnando di bello? Io molto spesso faccio questa domanda. Questa domanda anche alle persone che lavorano con me, quando arrivano e mi dicono mi succede questo, e lo faccio anche a me. Badate bene che questo lavoro io lo faccio anche a me, anche con me. Quindi mi dico, beh, che cosa mi sta insegnando di bello questa situazione che mi fa soffrire così tanto? Che cosa riesco a capire di me? Dove sono arrivata? Siccome sto ancora reagendo, dove posso ancora limare questa situazione e dove posso ancora andare a lavorare per far sì che questa cosa non mi turbi più o mi turbi sempre meno? Allora, adesso ho delle domande, scusate, poi andiamo avanti con il decalogo. Ho delle domande molto carine, molto interessanti. Allora, c'era una signora che non so se ho perso il nome, purtroppo è andato via, va bene, pazienza. Ah sì, ecco, Salvatrice Lazzaro o Lazzaro, non so, mi dice, adesso è aumentata la frequenza di Schumann. Sì, è aumentata. Io sono molto d'accordo con l'interpretazione che dà Vianna dell'aumento della frequenza di Schumann, cioè lei dice, poiché la gente non medita più, o poiché la gente è molto soggetta ad ansia, a turbamenti, a paure, a dolori, eccetera, eccetera, e il mondo sta molto spingendo su queste energie negative, quindi noi stiamo alzando le nostre frequenze, invece di mantenere una frequenza morbida, noi andiamo molto nell'agitazione, quindi alziamo le frequenze e siamo in tanti che stanno facendo questo, la Terra sta reagendo e quindi anche la frequenza della Terra si sta alzando. Vianna suggerisce di tornare a meditare di più, di calmare la nostra mente, di calmare i nostri moti interiori e di riuscire a risintonizzarci e a riportare la frequenza della Terra al suo stato originario. C'è chi dice anche che la frequenza si sta alzando perché la frequenza sta aumentando, ci sarà un cambio energetico della Terra per poi andare a un'energia di pace. Sì, può anche darsi, ma comunque è un momento molto caotico, in cui gli operatori di luce, le persone che credono, che sentono e sanno che un certo tipo di frequenza dà felicità e dà pace e risolve i conflitti, siamo tutti chiamati a meditare di più, siamo tutti chiamati a cercare di evitare di arrabbiarci, evitare di buttare in giro pensieri negativi, paure, dolori, vendette o cose di questo tipo. E siamo tutti chiamati a veramente renderci conto di quello che succede nella nostra mente. Allora, Laura Melluso, quando faccio meditazione vedo delle ombre che volteggiano davanti, vedo il colore verde, come mai? Allora, dunque, nella meditazione possiamo anche andare oltre le forme. Mi spiego, il colore verde sì, può essere relativo a tante belle cose, le ombre che volteggiano possono essere certe cose, eccetera, eccetera. Possiamo anche dare interpretazioni di questo tipo, però il mio consiglio è di non fermarsi ad osservare la forma. Io mi ricordo che il mio primo insegnante spirituale, che era veramente molto in gamba, si chiama Ronnie Young, mi diceva: fatevi sempre questa domanda, volete i fenomeni o volete Dio? Perché questa domanda farà da discrimine nella vostra vita. Quindi voi che cosa cercate? Cercate un fenomeno o cercate l'unione con Dio? Questo mi ha sempre molto colpito nella mia vita e mi ha portato a seguire non tanto l'ego, quindi non tanto il fenomeno che accadeva a
a livello di meditazione, a livello di guarigione o cose di questo tipo, ma di andare oltre la forma, di andare oltre l'immagine e di andare in ciò che, in ciò che i buddisti chiamano vacuità o quello che viene chiamato non forma, ma che è l'amore puro. Quindi, quando una persona viene da me e mi dice io vedo la Madonna, io vedo questo, io vedo quest'altro, è molto bello, è veramente molto bello vedere queste cose. Però sappiate che c'è qualche cosa di ancora più grande. C'è uno stato di coscienza in cui noi accediamo alla sorgente di tutto ciò che è, non alla forma. E lì c'è la pace. L'unità. Non c'è più la forma, non c'è più un qualche cosa di cui noi possiamo anche, purtroppo, perché la nostra mente purtroppo è fatta così e noi siamo fatti così, potremmo anche scivolare, diciamo, sul concetto di andare da una persona e dire, sai, io vedo la Madonna, sai, io ricevo i messaggi dalla Madonna. Sì, è bello, è molto bello, ma tu chi sei? Ma tu che cosa fai nella vita? Che cosa sei agganciata? Tu che cosa vuoi? Tu come ti qualifichi? È un altro discorso, è molto molto diverso. Quindi quello che suggerisco io, il mio training è stato questo. Quando voi vedete delle immagini, seppur belle, quando voi vedete dei colori, seppur belli, mi è stato insegnato questo, passateci attraverso, cioè non rimanete ipnotizzati a guardare il colore, ok? Ma passateci attraverso, quindi come se fossero fantasmi. Ci passate attraverso e andate a vedere che cosa c'è dopo. E vi assicuro che dopo c'è qualche cosa. E allora continuate ad andare oltre l'immagine, attraversate l'immagine e andate sempre oltre e potete anche fare domande, potete dire che cosa significa questo per me? Creatore, che cosa significa il verde per me? Che cosa significa l'azzurro per me? Che cosa significa il rosso? Ma andate oltre, non è questo il creatore di tutto ciò che è. Il creatore di tutto ciò che è ciò che ci riempie di gioia a tal punto che noi diventiamo persone migliori. Questo ci è chiesto nella vita. Non ci è tanto chiesto di vedere Gesù, di vedere la Madonna, di lavorare con gli angeli, di scriverlo a caratteri cubitali. Non ci è chiesto questo. Ci è chiesto di essere delle persone migliori e di aiutare questo pianeta ad avere pace. E di essere concreti nella nostra vita quotidiana. Che cosa facciamo noi concretamente? Anche in modo molto semplice, in modo molto utile, molto umile anche. Siamo capaci di aiutare una persona che abbiamo di fianco e che è in un momento di difficoltà? Siamo capaci di agire quando ci è richiesto? Siamo capaci di fare tutto questo? Questo è il creatore, questo è l'amore, questa è la vita. Noi veniamo qui come operatori di luce per fare qualcosa di concreto, non tanto per andare in giro su Facebook a mettere la fotografia e dire io parlo con gli altri, ma sì, va bene, a me fa piacere che le persone così, però cerchiamo di fare anche un'analisi di coscienza, magari giornaliera, per cercare di capire dove siamo messi noi e che cosa facciamo di concreto nella vita per aiutare gli altri e per aiutare l'innalzamento di coscienza di questo momento, perché noi in questo momento siamo chiamati, non domani, siamo chiamati oggi, siamo chiamati adesso, siamo chiamati stasera, anche quando finirà la diretta. Io sono chiamata oggi a parlare con voi, ma non vuol dire che io sono più brava di voi, vuol dire forse, non lo so, vuol dire forse che lo faccio da più tempo? Può essere. Magari io lo faccio da tanto tempo, quindi magari sono più, come dire, esperta in qualche piccolo trucchettino, in qualche piccola scivolatura che magari in cui possiamo incorrere noi che lavoriamo in questo campo. Ma questo non significa che io sia più brava di magari di un bambino che nasce oggi e che è già un'anima evolutissima e che è già in grado di fare una guarigione perché è in grado di lavorare con la materia. Quindi io ho dovuto impararlo con anni e anni di training. Magari un bambino che nasce adesso lo sa già fare e io mi inchino davanti a questa meraviglia del creato. Perché sono cose che voi sentite nel cuore. Quando una persona ha un messaggio concreto, ha un messaggio che è in grado di salvare una persona
o di fermare un incendio quando sta per bruciare qualche cosa e che è in grado di chiamare la pioggia, voi lo sentite nel cuore. Non sono parole, lo sentite veramente nel cuore. Questo è quello che fa discrimine. Allora, Maria Basile dice: vorrei capire meglio. Ah, finisco questo ragionamento per dirvi questa cosa. I maestri spirituali dicono anche questo: quando voi andate a letto la sera, fate una sorta di ricapitolazione della giornata. Alcuni mi ricordo che mi facevano tenere un piccolo diario, no? Che è stato, vi dirò, molto difficile tenere questo diario. Il diario era: allora, la sera prima di andare a letto, di magari fare la piccola meditazione quotidiana prima di dormire, il diario diceva: che cosa ho fatto oggi? Di quali azioni non sono contenta? Di quali pensieri non sono contenta? Fai un riassunto dei pensieri che hai fatto oggi. Fai un riassunto di come tu hai reagito nella giornata quotidianamente e guarda che cosa puoi migliorare, che cosa posso migliorare oggi, che cos'è che potrei fare meglio domani, in quali errori spirituali sono in corso oggi, perché mi sono arrabbiato con quella persona quando avrei potuto invece riflettere su di me e capire che avevo un movimento di rabbia e invece di scaricarlo sull'altra persona, andare a vedere come mai io sono ancora ancorata a dei movimenti di rabbia, come mai io ho bisogno, come mai io sono andata da una mia amica e sono rimasta delusa perché la mia amica non c'era, perché io ho ancora bisogno di provare queste cose, perché non faccio un lavoro su di me per capire come mai io sono ancorata a questi attaccamenti agli errori spirituali invece di scaricare sull'amica e dire è colpa sua, è colpa di lei, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, è colpa sua, il fidanzato mi ha detto questo, mi ha detto quest'altro e io invece sono una povera vittima, sono innocente. Partendo dal presupposto che noi siamo nati tutti innocenti, siamo tutti innocenti agli occhi del Creatore, ma se noi sappiamo che il Creatore può capire tutti i nostri moti interni e può capire anche a volte la povertà in cui noi, la povertà spirituale, la povertà emotiva in cui noi ci troviamo, in cui veramente annaspiamo e non sappiamo da che parte girarci, come mai noi non lo sappiamo fare nei confronti di noi stessi? Come mai? Se il Creatore ce lo mostra tutti i giorni, perdonandoci tutti i giorni e facendoci nascere tutti i giorni e dandoci delle nuove opportunità, come mai noi non siamo capaci di dire: Sara, ti do un'altra opportunità. Oggi non ce l'hai fatta? Sei stata antipatica? Ti sei arrabbiata? Può darsi che magari qualche cosa ti ha ferito. Allora andiamo a lavorare su questa cosa. Magari domani lo fai meglio. Magari domani ti alzi e dici: ah sì, mi sono ricordata che siccome io sono stata ferita in passato e ho questa mancanza, posso insegnarmi che invece posso aiutarmi e magari domani farò meglio, domani sarò migliore. E invece magari che arrabbiarmi posso andare da quella persona, guardarla con un sorriso e dirle: mi fa piacere che tu possa esprimere le tue opinioni. So che non riguardano me, so che non, io non mi sento così, però ti lascio il diritto di esprimere tutto quello che vuoi. Va bene, per me va bene, ti posso anche ascoltare anche se non mi sento di coincidere con quello che mi stai dicendo tu. Quando noi riusciamo ad arrivare a questo, vuol dire che ci siamo perdonati molto e vuol dire che abbiamo lavorato su noi stessi con tanta umiltà, con tanta costanza, con tanta costanza e con tanta disciplina, a tal punto che possiamo anche accogliere anche colui che ci ferisce. Ma cogliere colui che ci ferisce non vuol dire va bene, hai ragione su quello che dici e io sono sbagliata. Non vuol dire questo, vuol dire accoglierlo, vuol dire ascoltarlo, fare una breve introspezione per vedere se ha ragione, in qualche senso, se non ha ragione, dirgli ti ringrazio di quello che dici, ho un'altra opinione a riguardo, anche di me, ho un'altra opinione di me, non me lo sento, però ti ringrazio perché magari ci posso anche pensare in un secondo momento. Avere un atteggiamento di questo tipo, avere un atteggiamento equanime in cui tutte e due abbiamo qualche cosa da dire, ma non significa che dobbiamo ferirci e non significa che ci dobbiamo lasciar ferire dall'altro,
significa cambiare completamente la qualità della nostra vita e cambiare completamente quello che noi possiamo fare nella nostra vita. Quindi un grande aiuto a tenere alte le frequenze è proprio il lavoro su di sé e l'autoanalisi. Io credo che Dio sia ovunque attorno a noi, assolutamente, ma è anche in noi, è anche all'interno delle nostre cellule. L'ho detto come si dice, in altre dirette, che i suoni che il nostro DNA emette sono uguali alle sillabe che vengono pronunciate sui nomi di Dio. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Amo la vita, perfetto, sono contenta. Ecco, Giuseppina Mura, credo di averti risposto anche se non avevo letto la domanda prima. Quando facciamo meditazione, sento una serenità infinita a livello del cuore, poi non so perché mi viene da piangere e ti chiedo perché. Questa è la commozione, perché l'amore di Dio commuove. Perché quando noi siamo collegati all'universo e ci sentiamo inondare da tutto questo amore, ci commuoviamo. Questo è un grandissimo segno di apertura spirituale. Quindi io ti esorto a congratularti con te stessa per essere arrivata qua e ad andare anche oltre. E c'è anche, io non dico che, non dico, io non dico, ma a volte ci si commuove, a volte c'è tanta gioia, a volte abbiamo bisogno di essere abbracciati. Chiedetelo nella meditazione. Quando noi ci meditiamo e andiamo dal Creatore, chiediamo, Creatore, abbracciami. Chiediamo, Creatore, tienimi fra le tue braccia. Benissimo, che bei commenti che fate. Vedermi padre e mia madre è stato meraviglioso, bellissimo. Mi sei aiuto in questo momento, grazie Adele, giusto di logaritmo di bene, con un'autoanalisi mi piace, certo. Allora, quindi vi dicevo, questo lavoro su di noi è fondamentale. Un'altra cosa è fondamentale che vi stavo dicendo, è prenderci cura di noi stessi, nutrirci di bellezza, andare in un luogo, abituare i nostri occhi a vedere la bellezza del creato. Non andate in posti dove sentite che non vibrate solo ed esclusivamente perché qualcuno vi ci porta e qualcuno si aspetterebbe che voi vi divertiate lì. Non andateci semplicemente, andate dove vi porta il cuore. Andate a nutrirvi, andate a connettervi con l'energia del creatore, andate a connettervi con le piante, con gli animali, andate a connettervi con il silenzio. Abbiamo bisogno di questo e coccolatevi, datevi tutto quello che per voi è importante. Se in un momento della vostra vita voi non riuscite più ad ascoltare una persona che vi chiede aiuto perché non ce la fate più, non riuscite più a sostenerla, abbiate il coraggio di dirglielo e di dire in questo momento ho bisogno di rientrare in me. Magari può durare, se voi vi date questo permesso. Questa cosa magari può durare anche qualche ora. Noi abbiamo paura che tutte le nostre decisioni siano per sempre. Non è vero, le nostre decisioni stanno seguendo il nostro sentire del momento. E potrebbe essere un sentire di cui noi abbiamo bisogno a un livello profondo. Il concetto di tempo non esiste. Se io mi do il permesso di essere connessa con me stessa e darmi ciò di cui ho bisogno, potrebbe anche durare un'immensità di 15 minuti. E questo è un assaggio di eternità, dell'eternità della presenza del Creatore. Se io riesco a catalizzare questo e a sentirlo nel mio cuore, mi bastano 15 minuti. Dopo 15 minuti la mia vita è cambiata. Allora, siccome ci mancano appunto 10 minuti, io direi di fare l'ultima cosa, scusate, l'ultima cosa che volevo dirvi è riposate, dormite ragazzi, quando avete sonno dormite. Il vostro corpo ha bisogno di riposo, nel riposo ci sono anche tutta una serie di elaborazioni inconsce, il cervello ha bisogno di riposare, di elaborare tutti gli input che ha ricevuto e rilasciare ciò di cui non ha bisogno e elaborare delle nuove
delle nuove esperienze creative per il giorno successivo. È un'attività onirica importantissima che noi possiamo fare in meditazione, possiamo fare attraverso momenti in cui sentiamo della musica bineurale, per esempio, oppure quello di dormire. Tutta la natura dorme. Il battito della terra, come vi dicevo, è un battito. Tutta la terra ha bisogno di espansione, anche il nostro respiro. Noi ci espandiamo e ci contraiamo, espiriamo, anzi, inspiriamo ed espiriamo. Perché? Perché questo è il movimento su questo piano di esistenza. Quindi non possiamo soltanto ispirare, non possiamo soltanto fare se non inspiriamo. Quindi se non riportiamo l'energia a noi, ci nutriamo sia del prana sia di tutto l'ossigeno di cui abbiamo bisogno, nutriamo le cellule e c'è un attimo di stasi e poi ritorniamo. Quindi ricordiamoci di fare un momento di questo tipo per non rimanere incastrati in un unico movimento che prima o poi porterà, come vi dicevo prima, all'esaurimento a Sardegna. Sì, impariamo a respirare. Allora, impariamo a respirare. Io vi do una tecnica molto, 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 molto semplice. Molto, molto semplice. Che la facciamo adesso. Allora, per quanto riguarda i suoni bineurali, volevo dirvi che io utilizzo, sono su internet, ho trovato questo su YouTube, Minds in Unison, che è questo Thomas Hall, che fa una programmazione notturna in cui sono dei brani bineurali che durano 9 ore. Io dormo tutte le notti con questi brani e devo dire che mi aiutano tantissimo. E all'interno di questi brani la mente riposa e ci sono anche dei suggerimenti subliminali che sono molto, molto, molto belli. Sono tutti positivi e vi dirò che io ormai ne faccio uso giornaliero, quotidiano. Grazie Ivana, ti ringrazio molto delle tue parole. Allora, adesso proviamo a respirare, a fare una brevissima. Abbiamo 7-8 minuti, quindi cominciamo a respirare e facciamo una brevissima meditazione di rigenerazione completa dei nostri sistemi. Allora, chiudiamo gli occhi, ci centriamo nel nostro cuore e cominciamo a fare una respirazione molto semplice. Allora, quando inspiriamo, manteniamo l'inspirazione contando fino a 6. Poi, mantenendo l'aria all'interno di noi, contiamo fino a 6 e poi espiriamo contando fino a 6. Cerchiamo di farlo almeno 5 volte. Dopo questo ciclo di 5 respirazioni, dovremmo già aver sincronizzato i nostri emisferi ed essere entrati tutti in risonanza, emettendo tutti un'onda teta. Adesso sentiamo il battito del nostro cuore. E la nostra aura si è espansa in chilometri e chilometri.
Sentiamo la pace di questo momento di rilassamento e di espansione. E andiamo a collegarci e a collegare il nostro cuore con il cuore della terra. Immaginiamo che il nostro cuore si colleghi in questo cuore immenso e pieno di luce della terra. E sentiamo che il nostro cuore si sintonizza con il cuore della terra. E lasciamo che la saggezza, la pace di questo essere meraviglioso e immensamente generoso che viene spesso chiamato Madre Terra che non giudica e che continua a nutrire. Ci mandi una guarigione. E lei potete dire grazie. Perché io sono anche te. E tu sei anche me. E adesso ci colleghiamo col creatore di tutto ciò che è. In questa scintilla divina che risiede all'interno delle nostre cellule e la cui materia informa anche la materia della terra. E informa anche le cellule e le molecole della terra. E diciamo, creatore, cambia la sostanza del fuoco. Se ancora vedi il fuoco bruciare, cambiala. E osservate le molecole del fuoco cambiare. Diventare innocue. Se volete, guardate se vi appare qualche inquinamento e dite, creatore. Cambia questa molecola in materia innocua. Tu che sei tutto, creatore, tu sei tutto, cambia
e che chi debba o possa essere toccato da questi cambiamenti o da questa onda di amore profondo che stiamo mandando nella terra sia toccato. Cambia. Questi cuori. Tocca tutti i cuori di tutti gli esseri su questa terra, incarnati e disincarnati. Anche il mio. Cambia anche il mio. E che il piano divino su questa terra si realizzi. Nella luce piena. Il creatore di tutto ciò che grazie, creatore, perché è tutto già avvenuto. Ok. Allora, ti ringrazio immensamente. Ringrazio immensamente di questa meditazione che abbiamo fatto tutti insieme e sono molto grata di poter lavorare insieme a tutti voi. Sono grata a chi ha creato tutto questo e all'ispirazione che è arrivata e credo che potremo fare sempre di più. Quindi io intanto vi saluto, vi chiedo di tornare con i vostri tempi, con la vostra grazia e vi aspetto il 4 febbraio, vi lascerò il link anche delle musiche che vi dicevo, vi aspetto il 4 febbraio e faremo altre meditazioni, faremo altri esercizi importanti. E vi ringrazio tutti per la partecipazione, è stato bellissimo meditare insieme a voi. Buonanotte e se volete scrivetemi pure. Grazie a tutti, grazie Oriana, grazie Cristiana, grazie a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte. Dormite bene.